Ciao a tutti e bentornati su Pista Libera. Oggi andiamo a scoprire tutti i dettagli dello scarpone da velocità di Matteo Marsaglia. Prima di iniziare però iscrivetevi al canale e mettete like al video. RC4 Podium RD è il nome dello scarpone che Fischer fornisce a Matteo per la stagione 2020-2021. In particolare oggi vi raccontiamo le caratteristiche della scarpa usata per le discipline veloci. Partiamo dalla misura. Matteo, pur avendo un 43,5 di scarpe, utilizza un 26,5 con uno scafo di 307 mm, che corrisponde ad un 41-42. Tra l'altro, è molto raro trovare sciatori che utilizzano scarponi di misura superiore al 26,5, anche se hanno un numero di scarpe molto più lungo. Calza una scarpetta classica senza spoiler posteriore, senza iniezione, con plantare personalizzato. Allo scafo viene anche applicato un lifter da 5 mm. Passiamo ad una caratteristica molto importante, la durezza delle plastiche. La casa austriaca le classifica secondo una particolare scala, a partire dal più duro, denominato 3-1, a salire con la morbidezza 4-1, 5-1, 6-1. In particolare questi ultimi modelli vengono usati generalmente dalle donne. Matteo in questo momento sta utilizzando una durezza 4-1, al contrario della scorsa stagione, in cui invece aveva utilizzato una durezza maggiore 3-1, la quale si era dimostrata molto valida nei test in ghiacciaio, ma non altrettanto performante durante l'inverno, in quanto risultava eccessivamente rigida. Un'altra caratteristica molto chiacchierata è il canting, quindi l'inclinazione che lo scafo e il gambetto hanno rispetto all'asse longitudinale del corpo. Per quanto riguarda lo scafo, Matteo usa un setup neutro, quindi a 0 gradi, mentre il gambetto resta inclinato verso la parte laterale, cioè quella esterna della gamba, con una gradazione tra 0,5 e 1 grado. Per quanto riguarda le lavorazioni interne, a fronte di una conformazione particolare dei malleoli, ma soprattutto a fronte della frattura del malleolo avuta nelle passate stagioni, questa parte dello scarpone viene fresata leggermente, ma soprattutto spinta verso l'esterno, così da dare il massimo comfort durante la sciata. Una lavorazione del tutto particolare e unica di Matteo è quella fatta sulla lunetta interna dello scafo a contatto con il gambetto. Viene infatti fresata e abbassata per rendere la scarpa ancora più flessibile. Da ultimo, all'interno dello scafo, Matteo utilizza una zeppa con altezza 23 mm. Un altro dettaglio legato alla tecnologia è il supporto per il sensore GPS che viene applicato posteriormente al gambetto. Parliamo invece ora dei ganci e del peso dello scafo, altri due elementi fondamentali. Prima di aprire il cancelletto, i ganci vengono stretti sul secondo piolo della rastrelliera sullo scafo e sul terzo per quanto riguarda il gambetto. Il peso della scarpa, senza la scarpetta, è di 1,825 kg. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e diteci nei commenti di quali altri scarponi vorreste conoscere le caratteristiche. Non perdetevi i prossimi video di Pista Libera.